mostra sugli affreschi di Andrea del Litio nella cattedrale di Atri, è una mostra sulla vita di Maria. Abbiamo chiamato, intitolato questa mostra Nostra Signora di Atri, perché la protettrice di Atri è Santa Reparata, ma c'è una devozione a Maria molto grande. Questa mostra è stata preparata, curata da me, da il professor Benedicenti di Pescara, dalla promozione culturale della regione Abruzzo nella persona di Ettore Cicconi e dalla professoressa di Giacomo Antonio, Giulia. Si presenta come gli affreschi che sono presenti nell'abside della Basilica Concattedrale. La particolarità della mostra è che gli affreschi sono illustrati con brevi passi dei Vangeli apocrifi, dei Vangeli canonici e dei padri della Chiesa, oltre ai dottori della Chiesa e altri scrittori cristiani. Quindi l'apparato critico artistico è ridotto al minimo. Perché? Perché l'intenzione mia è di far vedere attraverso un itinerario di fede come Maria ha concorso, è stata corredentrice della salvezza, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II. Inoltre, se c'è una cosa che Andrea del Litio nel 400 ci ha insegnato, è la cura dei particolari. Si vede proprio come Dio interviene attraverso la vita quotidiana dell'epoca, ma anche attraverso la nostra vita quotidiana. Il fotografo Silviano Scardecchi ha ripreso quello che l'occhio umano non riesce a vedere nei dipinti di Andrea del Litio nella cattedrale di Atri. Ma questi particolari, questa cosa invisibile agli occhi ci dimostra una cosa essenziale, cioè che la vita è presentata nel suo valore massimo, cioè come servizio a Dio, e come Maria è presentata come colei che ci fa avvicinare e tramite per suo figlio Gesù Cristo. Questa mostra sarà itinerante, cioè andrà di parrocchia in parrocchia, di scuola in scuola, chiunque centri culturali vorrà noleggiarla a un prezzo abbastanza accessibile a tutti potrà farlo, in modo che
l'idea è di portare Atri fuori dal territorio di Atri, far vedere la bellezza anche a coloro che non sono mai venuti ad Atri, per attirare nella cattedrale coloro che volessero di persona scoprire questa bellezza e questo indomabile amore per la vita che Andrea De Lizio descrive con le sue pitture. Abbiamo realizzato anche un catalogo, che è un catalogo abbastanza sui generis, nel senso che ogni affresco è descritto dai padri della Chiesa, dai Vangeli. Non c'è una descrizione puntuale, critica, scientifico o artistica, è proprio una descrizione della fede. La fede è descritta dalla bellezza. La gioia e la bellezza della fede sono la cifra di questa mostra. La mostra è stata realizzata dalla Basilica Concattedrale di Atri con il contributo della Regione Abruzzo e del Comune di Atri. È possibile noleggiarla scrivendo alla mail dedicata alla mostra delitio2016@gmail.com. È composta da 30 pannelli. Adesso fino alla fine di febbraio resterà qui nelle cisterne del Comune di Atri, del Palazzo Ducale, e sarà visitabile da scuole e privati. Provvidenzialmente abbiamo finito l'elaborazione dei pannelli, dei 30 pannelli e dei cataloghi appena prima della scossa del terremoto del 24 agosto. In questo modo chi non è potuto entrare in cattedrale ha potuto vedere la mostra inaugurata il 10 dicembre qui nelle cisterne di Palazzo Ducale. Ma rivedendo i pannelli ci viene in mente di quello che è accaduto in cattedrale, anche alle basi dell'abside, dove occorre molta attenzione, occorre che le persone preposte alla cura degli affreschi, nella figura dei sovrintendenti alle belle arti, abbiano davvero, davvero cura di questo patrimonio che non è solo abruzzese, ma è anche italiano e internazionale. Pensiamo che questo ciclo di affreschi sulla vita di Maria è sotto la volta con le vele degli evangelisti e dei padri della Chiesa sia un patrimonio da tenere stretto e da tenere caro. La cura di questo patrimonio parte proprio dalla ricostruzione, dal restauro ultimativo della cattedrale.